5 Luca, non so quando lo vedete questo video perché non ho wifi. Però oggi c'è la bombola in edizione limitata di Pocahontas e tutti i suoi color, che è stata, visto per i suoi color, tanti giorni, un giorno, due, tre, quattro, 4 giorni in magazzino. Speriamo sia integra. Sempre un numero a caso. La favolosa fattura. Scusatemi. Apriamola. Madre. Ho sbagliato verso. Che paura. Cos'è la paura? Ragazzi, è integra, grazie a Dio, apriamola. Bella, è molto bella, raga. Bellissima. Ciao ragazzi, sono io e lì è Luca Disney Lover con un nuovo video per voi. Oggi vi mostro la mia bambola in edizione limitata di Pocahontas, dal film Pocahontas, ed è una limited, non di quelle designer piccole, ma una di quelle 17 o 16 in questo caso, grandi. La bambola è davvero fantastica, sono contentissimo di averla presa. Il prezzo di acquisto al Disney Store il 6 marzo è stato di 95 euro, la bambola andrà sold out in circa 6 minuti. Invece negli store è rimasta 1 o 2 giorni. Ma non so se adesso com'è la situazione negli store, però se volete andare a controllare può darsi che la trovate. E voglio dare ogni piccolo particolare, ogni piccolo dettaglio di questa Pocahontas perché è davvero piena di dettagli e particolari ed è davvero una bambola molto molto particolare. Partendo dal box, il box è di un colore rosso, e ha tutti gli alberi, diciamo che ha la forma degli alberi. È metallico, ha il logo Disney Store sopra e il logo che ci dice che è adatto ai bambini di età superiore ai 6 anni. Il logo Pocahontas giù e ci dice che è una di 4500. È davvero fantastico questo box metallico, davvero particolare. Prima i box metallici erano riservati soltanto ai cattivi. Pocahontas è la prima principessa con un box colorato, diciamo, e metallico. Davvero mi piace tantissimo, è davvero messa bene in box con queste foglie che vedete qui che sarebbero a significare quando Pocahontas ha quel vento magico che le scompiglia i capelli e li fa andare nel vento. E penso che quello è uno dei tratti caratteristici di Pocahontas, se sono un personaggio a parte nel film, i suoi capelli. Vediamo ancora foglie, motivi tribali, che sono gli stessi che ha sulla gamba, identici. Al lato mi ricorda molto Elsa Snow Queen. Al lato possiamo vedere il suo fantastico mantello di un colore turchese. Davvero mi piace tantissimo con queste e anche queste foglie, soprattutto come ve l'ho detto. Sul retro il motivo metallico, gli alberi continuano ancora il logo Pocahontas. E vediamo la descrizione che adesso vi ho tradotto qui. Se volete leggerla in inglese, pa mettete pausa. Oppure leggete in italiano con la traduzione che ho fatto. O se non ve ne frega non la leggete. Devo dire che a me piacciono queste descrizioni, davvero, perché sono in un linguaggio abbastanza formale, un po', non lo so, da rivista di moda o qualcosa del genere. Davvero, mi piace commentare questa bambola con voi. Vediamo. Ancora vediamo le foglie, una specie di motivo tribale, una lancia e qualcosa del genere. Questo carattere che ricorda molto il logo di Pocahontas e ci dice che ha un certificato di autenticità e un stand incluso. E lì abbiamo le date specifiche dei prodotti e lì una volta c'era il prezzo, adesso c'è solamente il codice a barre. E c'è anche il certificato dall'Unione Europea. Bene, ci dice che anche è riciclabile, quindi chi la vuole buttare nella pattumiera, va bene, capito? Buttare 95 euro nella pattumiera è anche riciclabile, perché è Pocahontas.
bellissimo questo box metallico. Tocchiamo la parte frontale e vediamo che i decori sono come nelle altre bambole, bianchi, tutti bianchi, con questi alberi bianchi e foglie, sempre le foglie fantastiche, quelle le avrei fatte colorate. Pocahontas, uno di 4500, sempre in bianco. Ed è davvero un'ottima scelta per Pocahontas 4500. Sarà la scelta giusta da parte della Disney Store. Ne avevo data qualcuna in giro in Europa. In America qualcuno le ha prese doppie, non per rivenderle ma per deboxarle. Ed ecco Pocahontas in tutti i suoi colori. E davvero mi piace tantissimo. Ecco, accendiamo un attimo la luce. E ha questi capelli al lato, appunto per ricordare che lei è la regina del vento, regina di tutta la natura, e lei sa tutto, tutto della natura, e sa rispettare ogni cosa, ed è un messaggio davvero importante in questo film. Sullo sfondo possiamo vedere alberi, non ha un colore troppo forte. Gli ultimi sfondi che ha fatto Disney Store sono un pochino, come dire, sbiaditi, però devo dire che le dona questo sfondo. Ha i capelli nel vento ancora una volta, ricordiamolo. E facciamo un close up al vestito e com'è messa in box. Sembra che stia camminando nella foresta, nel fiume. Non lo so, decidete voi dove sta camminando. Dove sta camminando Pocahontas? Rispondete al quesito se volete. Vediamola in tutti i suoi fantastici dettagli. Snap. Ed ecco, partiamo dal viso. Il viso è davvero fantastico. Mi ricorda tantissimo Pocahontas. All'inizio avevo paura che i suoi occhi sarebbero stati troppo grandi. Ha queste ciglia vere finte. Ha un copricapo fantastico con queste perline e diciamo delle piume in testa. È fantastico. Le sue labbra caratteristiche le aver fatto un altro poco più grande, però forse. Vediamo questo vestito che è pieno di gemme, pieno di particolari, pieno di tutto. Ha due trecce, ha i capelli che sono davvero lunghissimi, ha due trecce, sono messi nel vento, ricordiamolo ancora una volta perché è impossibile non ricordarlo. Ha tantissime, tantissimissimissimissimissime perline. E qui ci sono delle perline cucite sopra nel suo scollo asimmetrico e ricami di colori arancione, marrone, rosso e turchese che richiama i colori del mantello. Ancora perline, ricordiamo tutte le perline che ha, penso saranno più di 50 solo in questo corpetto. Una cintura che si può togliere dietro. E anche una bellissima collana che ricorda molto lo stile a nativo americano. Ed ha un occhio di tigre come pendere nella collana. Non è molto fedele al film, ma è davvero una scelta molto bella per ricordare più le tradizioni native americane. Ai lati vediamo queste fantastiche perline. Ancora una volta ricordiamo che ha delle perline per la decima volta, però chi se ne frega. Ricordiamolo perché davvero amo tutte queste perline, queste frange che sono fantastiche, ti prendono perfettamente il personaggio. Dietro, con la collana dietro, sapete cosa? Ha una piuma. Ed è davvero fantastica questa idea della doppia collana, quindi come se la deboxate la potete mettere come preferite un giorno, così un giorno così. Ma sto divagando troppo. Allora, al lato ha questi ricami, al lato del mantello ha questi ricami fantastici. E possiamo vedere lo stand che le va in vita. E ha delle perline e delle foglie ognuna ai lati del mantello. Ecco, vediamo un close-up di tutte le sue bellezze, diciamo. Della collana, del vestito. E la sua carnagione non lo so, forse poteva essere un po' più scura. Questa è la mia critica al Disney Store. Un po' più scura, se l'avessero fatta sarebbe stata perfetta, però non mi lamento. Giochiamo con le frange. Giochiamo. Ecco qui la cintura che è di finta pelle e ha quattro cuciture, giusto?
che sono davvero l'abbelliscono in questo caso, diciamo. Ancora vediamo le perline e le piume, ha due piume da un lato e una dall'altro del mantello. Una treccia di finta pelle caucciù che va fino a giù. Ha queste bellissime perline che vanno sotto e sono solamente per metà del vestito, per l'altra metà del vestito dietro. Non continuano, ma non si può vedere, quindi non è un problema. Ed ha uno spacco ai lati, dove sono le perline, e ha tantissime frange anche sotto che sono tenute insieme da un filo che non toglierò per qualche ragione. Però se lo togliete non è davvero un problema, per farle tenere più ordinate, diciamo. E dopo tutti questi fantastici ricami che ha sopra, anche che sono simili a quelli che ha sopra, davvero quanti dettagli, non ho parole. Ha due tatuaggi alle gambe, ha gli snodi anche ai piedi, alle ginocchia, poi in vita. Le mani, i classici poi del Disney Store, diciamo. Però ha parecchi snodi, diciamo, alle gambe anche. E amo questa scelta di tatuaggi. E ha il suo stand che va fino a sopra. E non è uno stand a cavallo, ma uno di quelli classici, diciamo. Di quelli classici che potete trovare anche su AliExpress. Vediamo ancora i fantastici particolari del mantello, che mi piacciono tantissimo. Perline, 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 vestita questa bambola, e mi piacciono tantissimo. Ci sono state critiche da parte per le mani, che sembravano grandi, però devo dire che sono abbastanza proporzionate. E ha questo bellissimo mantello turchese che fa un che va dal da un da un azzurro verde acqua fino ad un blu più scuro, il suo tatuaggio che è nascosto purtroppo dal mantello, ma non è un problema. E davvero ha questo doppio, ha un doppio strato di chiffon per il mantello che fa un grading dal blu chiaro al blu scuro, diciamo. Un'acqua, un verde acqua più. Non lo so, non è molto blu il mantello, è più un colore verde. Però non si vede molto in questo. Non si vede molto in video e in foto. Purtroppo non lo riprende perfettamente. E davvero la trovo stupenda in ogni dettaglio. Vorrei che la telecamera potesse catturare tutta la sua bellezza. Però non è possibile. Le sue ciglia vere e false. E il suo copricapo, le sue trecce. E davvero per il prezzo di 95 euro direi che ne vale. Controlliamo il certificato di autenticità, che ci dice che la mia è 3875, mi piace questo numero, 4500. Ed è davvero, mi piace tantissimo dare il certificato. Il retro è in francese, ci dice che è una di 4500 per non doverlo scrivere a tutte e due le parti qual era. Qual è il suo numero? Insomma, sono innamorato di questa bambola. È davvero fantastica. E mi piace anche il fatto che il certificato abbia questa scritta in colore argento metallico, però. Quindi questa è una bambola metallica. E praticamente possiamo vedere che le ultime limited hanno una differenza di altezza, diciamo. Mettiamo da parte Aurora, che è la mia beniamina. Quando hanno cambiato il logo, hanno cambiato anche i box e i corpi da Elena. Sono davvero soddisfattissimo del mio acquisto. Fatemi sapere nei commenti se l'avete presa anche voi. Fatemi sapere se la volete recuperare, che non ce l'avete fatta a prenderla. Oppure se la prenderete in futuro, non lo so. E davvero spero di avervi aiutato con questa recensione. Sappiamo tutte e due che non sarà così. Però adesso vi lascio. Spero vi sia piaciuta la mia recensione di Pocahontas e tutti i suoi colori. E spero che mi continuate a seguire se volete. E spero di essermi migliorato in questa recensione rispetto alle altre. Grazie mille per aver guardato questo video e spero che ci rivedremo. Alla prossima. Ciao!